Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati nel canale. Finalmente, dopo tanto, vi faccio vedere il famosissimo pacchettino, più che altro busta, che contiene quello che mi è stato regalato alla serata finale dei NYX Italia Face Awards e in più qualche acquistino mio. Tre sono sempre della NYX, parlando degli acquistini, e uno della Kiko, perché sì, non mi sto mai ferma, quindi vado a fare shopping di continuo. Innanzitutto sono contentissima perché quando sono arrivata nella mia stanza dell'hotel ho trovato questo qui e io lo volevo tantissimissimo perché l'avevo visto nel video unboxing di tutte le altre ragazze che hanno partecipato al concorso, cioè dei top 20. Siccome io facevo parte dei top 30, appunto non ho potuto gareggiare facendo le altre sfide, però NYX mi ha comunque fatto trovare questo rossettino sul letto. Quindi io direi di partire prima dalle cose che mi sono state date alla serata e poi vi faccio vedere i miei acquisti. Non so se notate, soprattutto non so se si nota, perché quando parlo le labbra tendono ad assottigliarsi, però ho utilizzato una matita effetto ombre. Mi hanno dato tre cosine della nuova linea ombre, ovvero questa matitina qui, che sarebbe quella che indosso ora, ed è la numero 04, Freckles and Speckles. Non ho idea di che cosa significhi, ma comunque la cosa è carina perché fa rima. Abbiamo da questa parte il lato più scuro, ovviamente la matita, mentre il lato più chiaro è il lato del rossetto ed è molto molto più cremoso e un po' più lucido. Poi mi hanno dato due blush, come vi ho detto prima, sempre della linea ombre. Questo qui lo 08 e questo qui lo 06. Allora, questo qui io lo dovevo già comprare. Scusate se faccio sempre così, ma ho il ventilatore in faccia perché fa caldissimo. Questo qui in pratica l'avrei comunque acquistato il giorno dopo, perché comunque poi sono andata in giro per Milano appunto a fare acquistini. E niente, ve lo faccio vedere. Questo qui è il colore più sparaflesciante di tutta la linea. Il packaging è così, e aprendolo abbiamo, a parte la plastichina di protezione, abbiamo lo specchietto che vi copro e il blush. Come vedete, sì, va dal viola al fucsia. L'ho messo oggi, ma ne ho messo veramente una puntina. No, mi sa che più che altro si vede l'illuminante. Vabbè, ora vi spiego. Ne ho messo veramente una punta perché, guardate, il lato fucsia, tanto è pigmentato, non posso uscire con un fucsia così sulle guance. E questo qui è il lato viola. Scusate il dito, però questo qui è quello viola. Quindi io non posso uscire con le guance a tipo Heidi. Però utilizzandone poco, l'effetto è veramente, veramente, veramente bello. Invece il secondo che mi hanno dato nella colorazione 06... Ah, non vi ho detto il nome di questo qui. Questo qui è Codebreaker, mentre questo qui è Nude to Me. Questo qui l'ho utilizzato invece più che altro come contouring, ma ve lo consiglio solamente se avete un sottotono caldo, perché è davvero, davvero, perché è una V, è davvero appunto molto caldo come colore, perché è sul dorato bronzo. Io di solito utilizzo colori più freddi, però essendo abbronzata, questo qui per il momento lo posso utilizzare benissimo. Appunto, l'ho utilizzato come contouring la parte più scura, e la parte più chiara l'ho utilizzata come illuminante. E guardate un po' qui, cioè è assurdo. L'ho messo anche un po' sul naso, però io da lì non riesco a vedermi bene, quindi non so se si vede. L'ho messo ovviamente anche qui sull'arco di Cupido, qui e qui, anche sotto l'arcata sopraccigliare, anche se non guardate le mie sopracciglia perché fanno alquanto schifo. Poi, passando ai miei acquisti, mi tolgo subito davanti l'acquisto di Kiko, che sono, cioè, è questo paio di ciglia finte, in pratica ha l'attaccatura, tutti i glitter, e poi ha una forma molto particolare. Le ho utilizzate anche nel video di top e flop di giugno, però ho notato che mi fanno un effetto un po' palpebra cadente, e quindi sembravo triste. Allora non so, devo vedere come modificarle, oppure le devo attaccare in un'altra maniera. E poi che scema, mi avevano dato anche un'altra cosa alla festa, vabbè ve lo faccio vedere ora, scusate.
è questo qui, che è anche della nuova collezione, ed è il Plush o Plush Gel Lipstick. Ci sono in varie colorazioni, il mio è nella 10, non penso che abbia un nome, no, invece ce l'ha, si chiama Pastel Dust, è di una pigmentazione assurda, cioè, parliamone. Poi, passando agli acquistini NYX, parto con, finalmente, questo qui lo volevo da veramente tantissimissimissimo, forse questa è la cosa che desideravo di più in assoluto, ed è il rossetto della collezione Macaron, e io ho preso il numero 06 pistacchio, quindi pistacchio, ed è qualcosa di assurdo, però mi sa che lo devo mettere nel frigo perché si sta sciogliendo. Cioè, spettacolare. Poi ho preso due cose che sì, volevo provare da tanto, però diciamo che nell'ultimo periodo mi è venuta la fissa. Più che altro questo qui l'avevo visto al Cosmoprof, per comprare altro non ho acquistato questo qui, ed è il rossetto della linea Full Throttle, e il mio è nella colorazione 10 Locked. C'è da dire qualcosina su questo rossetto, la colorazione è stupenda, pigmentatissimo, assomiglia molto al Rebel della MAC, solamente che è matte, però ho notato che secca tantissimissimo le labbra. Non so se è coincidenza o mi sono trovata in un periodo in cui ero stressata, ma dopo averlo provato per due giorni di seguito, intorno alle labbra avevo tutto screpolato e più qualche punticino. Ora devo riprovarlo magari, vabbè, ovviamente devo riprovarlo qualche altra volta per testarlo meglio, perché non vorrei che magari era solamente uno sfogo preciclo o qualcos'altro. E poi l'ultimo acquistino che ho fatto, perché ultimamente sono in fissa con i glitter, gli illuminanti, mi sa che mi sono macchiata con i rossetti, no, quindi ho dovuto prendere assolutissimamente una boccetta di glitter. Io ho preso quelli lì nella colorazione 11 Violet, ovviamente, perché il viola è il mio colore preferito, e appunto ce li ho in questo momento sugli occhi, cioè sugli occhi, sulla palpebra, come parlo. Avrei voluto prendere anche quelli lì argento con i riflessi tipo arcobaleno, ma non c'erano. Quindi spero che tutto ciò vi sia piaciuto e noi ci vediamo mercoledì con il video commento su Temptation Island. Ciao!